Lo so, ma lo sai che ti amo ancora, ma lo sai che ti amo ancora, ma perché fai così? Dimmi, perché fai così? Perché fai così? Mi fai sempre tribulare, poi lo sai che quando ci vediamo io ti amo ancora, perché fai così? Perché fai così? Te ne approfitti perché ti amo troppo, devo essere un po' più cattivo, devo essere, dobbiamo fare così. Io ti amo troppo, ti amo, perché fai così, cazzo? Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno! Purtroppo è così. Ciao! Purtroppo è così. Te ne dici di ogni tutta la settimana, anzi per 2 settimane litigate della Madonna. Litigate della Madonna. Poi quando arriva il momento di vederla, la nostra fidanzata, il nostro amore, il nostro tutto, va a finire così. Ti fa un sorriso. Ti dice dai, non l'ho fatto apposta, dai, non volevo, dai, cambierò. E tu ci ricadi. E perché siamo qua ancora a tifare ancora, cazzo! Partita fondamentale oggi. Partita che ti fa venire le farfalle nello stomaco. Speriamo che non vada come al solito. Lasciamo da parte tutti i rancori che sono successi. Sono successe tante cose brutte queste 2 settimane qua. Tante cose brutte queste 2 settimane qua. Mettiamo da parte tutto, che è il nostro astio. La parola che diceva Pellegatti che non mi ricordo, eh. Ma mettiamo da parte, ok? Oggi veniamo ancora a tifarti. Sono carico come un gorilla che gli ha rubato le banane da sotto al culo. Gigio, comandali da dietro. Voglio sentirti urlare fino a qua a Verona. Voglio sentirti urlare. Ti voglio sentire urlare. Tira qualche schiaffone, anche se devi qualche pedata nel culo che non fa mai male. Ok? Svegliali se dormono, ok? E teniamo strette queste marcature che lì abbiamo davanti dei fenomeni che vanno come le lippe. Non pensiamo che il Napoli sia in un momento che venga a versi i musei a Milano, ok? Perché non è venuto a vedersi i musei a Milano, il Duomo e le fighe che ci sono. Non è venuto per questo, è venuto qua per far punti e per tornare su. Non facciamo risorgere il Napoli oggi. Andrea, voglio vederti a bordo del tuo cavallo bianco, che okay, in sella che galoppi avanti e indietro. Voglio vederti che fai avanti e indietro in sella del tuo cavallo bianco, ok? Voglio sentirlo nitrire fino a qua proprio. Voglio sentirti ruggire sopra sto cavallo bianco oggi. Il motoscafo, non so neanche dirti, voglio che praticamente mi annaffi quegli stronzi che vanno in Monte Napoleone a spendere 1.000 euro per un paio di scarpe. Li voglio vedere con gli ombrelli così quando passi perché gnium, si aprono le acque, Cristo. Si aprono le acque quando passi te oggi, cazzo. Fai un'onda di 3 metri ogni volta che passi. Ale, è il momento di fare i fatti, basta parole, ripigli in mano sta cazzo di squadra, ok? Riprendi in mano sta cazzo di squadra e fammi vedere che non siamo pentiti di averti fatto di essere il nostro capitano. Ok, non voglio finire la partita oggi che dico no, Romagnoli mi sto iniziando a sbagliare, lo sto rivalutando. Voglio che finisce la partita che qua sotto qualcuno, sai cosa mi ha scritto qualcuno qua sotto? Sovravvalutato, per me non sei sovravvalutato, per me sei un gran giocatore. Quindi voglio vedere a fine partita veramente che scrivo qua sotto e quindi Romagnoli. Ok. Teo, abbiamo iniziato bene la stagione, poi è stato un disastro. Oggi rimettiamoci in carreggiata, sono fortissimi là davanti, si muovono a 200 miglia all'ora, ok? Cerchiamo veramente di essere precisi, attenti anche nelle marcature e belli veloci anche nella fase di impostazione del gioco, ok? Non iniziamo ad andare a 2 all'ora che mi addormento a vedere la partita, ok? Cerchiamo di dare un attimino più di velocità nella ripartenza, nella costruzione della manovra a partire da dietro. Allora, Lucas, voglio fare un discorso con te. Facciamo finta che finora, ok, hai usato una Panda perché oggi c'è da comprare il Mercedes, ok? Con questi qua oggi c'è da uscire col Mercedes di casa, non con la Panda. La Panda la lasci a casa per tua moglie che si va a fare shopping, la Panda per modo di dire, ok? E tu mi esci fuori con il Mercedes, anzi non la Panda, facciamo la Smart che fa più figo. La Smart oggi la lasci a casa, ok? E prendi il Mercedes oggi, l'ultimo modello che c'hai, ok? Bisogna usare quello oggi perché bisogna essere veloci. Veloci, non voglio vedere una moviola in campo, ma voglio vedere un'azione tipo PlayStation oggi. Rade, continua così che sta andando benissimo. Continuiamo il nostro processo di crescita, Rade, ok? Bene, che poi a fine anno facciamo i conti che mi dirai, visto il retrocesso che sono stato uno dei migliori, ti dirò scusa Rade, c'avevi ragione, avevo esagerato con te, però me lo devi dimostrare. Lucas, voglio vedere che oggi, cazzo, quando escono fuori, ma viene dallo stadio, sono le cose di sangue brasiliana, praticamente, cazzo. Che tra Rabone e mica Rabone, anzi le Rabone e i tacchi lasciali a qualcun altro, a me non le ho a nessun altro, ok? Voglio vedere che si esce fuori cantando la samba brasiliana, cazzo, oggi. Rientra Jack di cuori, Jack, ti auguro, ti faccio i miei migliori auguri e ti do il benvenuto ancora che finalmente fai una partita da titolare che non so quanto che non la fai, ok? Ci sei mancato in una maniera proprio che, cioè, abnorme proprio, ci sei mancato come non so che cosa, hai avuto 2 settimane ancora per...
per recuperare la migliore condizione, ok? Quello che ti chiediamo oggi, naturalmente, è di prendere in mano sto cesso di squadra e portarlo alla vittoria. Suso, voglio vedere che vai da Salvini, ok? Così in tribuna li fai così, zitto, e li fai così, zitto. Voglio vedere che vai da Salvini oggi e li fai così, zitto, e gli dici, hai visto che c'ho voglia di giocare? Voglio che vieni dal Rasta a fine partita, fai un video e dici, questo qua è per il Rasta. Te! Voglio una roba del genere, voglio. Ok? Voglio la partita oggi, Suso. Voglio la partita. Non ti voglio vedere pascolare, ma ti voglio vedere ruggire in campo oggi. Piotr, che oggi di te invece non voglio parlare. Qua ti chiamano pistolino. Non ti chiamano più pistolero, ti chiamano pistolino. Penso che sia arrivato il momento che tiri un attimino un po' fuori di carattere, anche un po' di qualità, ok? E ci dimostri che non sei un cesso, come mi scrivono qua, come ti dice il Rasta in prima persona, ok? Ma sei il giocatore dell'anno scorso che aveva soltanto preso un momento di pausa. Non ti voglio dire altro. Leao, se entri in campo taccheggiando, ti piglio a pedate nel culo. Non taccheggiare! Gioca facile quando entrerai, ok? Gioca facile, a due tocchi, prendi che vedrai che il gol anche viene fuori. Più cinico sotto porta, per favore, basta fare sti cazzo di lezionismi. Entra col fuoco negli occhi ed entra cattivo quando entri, perché tanto sicuramente entrerai oggi. Ragazzi, voglio vedere la partita oggi. Voglio vedere una cazzo di signora partita oggi. Voglio vedere la partita! E andiamo a vedere una cazzo di partita veramente oggi, però. Pioli, mi raccomando, con i cambi non iniziamo a far stronzate con i cambi. Se stiamo andando bene, restiamo così, non avere la fretta di fare i cambi come fai di solito. O se devi farli a fine primo tempo, falli subito, perché o li fai per niente molte volte o li fai troppo presto. Detto questo, ci sentiamo dopo che facciamo il video con le magliette dove farò la dedica per chi l'ha chiesta. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube, clic, campanella di aggiornamenti, prego, clic. Ci sentiamo più tardi, ragazzi, ciao.